Sarà questa l'uscita di scena dal mondo triestina di Marco Pontrelli? Quella frase sibillina, il presidente vince sempre, non dà grandi garanzie. Ufficialmente però l'Unione Triestina 2012 da questa mattina è passata di mano. A subentrare, evitando il fallimento, è una cordata legata all'imprenditore Silvano Favarato, già presidente dell'Union Quinto di Treviso, squadra che milita in promozione, e titolare della Immobili SAS, società di compravendita immobiliare. A garanzia del passaggio sarebbe stata presentata al giudice copia di una fideiussione da 500.000 euro, utile al pagamento dei debiti. C'è stata la disponibilità a presentare una fideiussione da 500.000 euro che dovrebbe garantire la fattibilità del concordato e oltretutto la conclusione della stagione calcistica. Il curriculum con cui si presenta Favarato però è tutt'altro che promettente. Beghi con il comune di Quinto di Treviso per la gestione dello stadio, verrebbe da dire ci risiamo, annunci altisonanti sulle ambizioni del club e successive retrocessioni e penalizzazioni. Se poi ci aggiungiamo l'ipotesi di finanziatori turchi pronti a sostenerlo, sembra di vedere un film già visto in casa rosso alla bardata. Non mancano nemmeno le cause legali: per non aver pagato un allenatore un mese fa è stato condannato a 6 mesi di inibizione. E infine non si sa nemmeno se sarà veramente lui a guidare la nuova unione. Favarato Silvano di Quinto di Treviso, probabilmente per società o per persona da nominare, pertanto probabilmente non sarà lui poi il titolare delle quote, ma da quello che sappiamo dovrebbe essere una società o un'altra persona. Per il momento è ancora prematuro. Prima di dare per scontata l'acquisizione e di aprire un nuovo capitolo per la Triestina, che rimane senza marchio, attendiamo di vedere nero su bianco la distinta dell'annunciata fideiussione.